Io sono sempre stato affascinato e innamorato dell'arte, dell'arte pittorica in particolare. Fin da piccolo disegnavo. Poi a 12 anni ho cominciato ad andare a un corso di pittura vero e proprio e per tanti anni ho continuato a coltivare il sogno di fare il pittore. Poi quando ero in seminario, addirittura sono uscito dal seminario dopo 7 anni con il desiderio, il progetto di fare il pittore. Sentivo fortemente la vocazione alla pittura, all'arte. Ho fatto anche il pittore per un pochino di tempo e poi le strade del Signore sono bizzarre e sono diventato poi altro da questo, anche se continuo a coltivare l'amore per la pittura, continuo a dipingere. L'arte per me è così importante perché esprime l'uomo ed esprime un tempo, un periodo. Ci sono artisti straordinari, anche non cristiani, ma che hanno espresso veramente il sentire di un'epoca, hanno espresso quello che si stava vivendo, cosa si stava soffrendo, a che cosa si stava aspirando. Oggi guardare certi artisti del passato, ma anche contemporanei, ci fa capire tante cose. Avere un occhio che sappia guardare anche questi fenomeni della società credo che sia davvero importante, perché non solamente ci si può godere delle belle cose, perché di arte non c'è solamente della spazzatura, ma ci sono anche veramente dei capolavori sia nel passato ma anche nel presente, ma anche ci dà uno sguardo sul presente e sulla possibilità di costruire il futuro davvero più incantato, perché abbiamo bisogno di incanto. Purtroppo il mondo di oggi, con tutti questi social dove si deve sempre sapere tutto di tutti in ogni momento, ci hanno tolto l'incanto della realtà. L'arte ha questo, che ci fa avere uno sguardo sulla realtà incantata, perché in fin dei conti la nostra vita, che è cominciata in un dato momento e che non finirà mai perché il nostro destino eterno, è una grande, meravigliosa avventura, davvero una storia incantata. Vi faccio due esempi concreti di come l'arte davvero possa essere così interessante, ricca e che non si debba sempre ridurre ad essere un'arte da sagrestia, un'arte da chiesa, un'arte di cose religiose, come se quello fosse l'unico argomento di cui si possa vivere e parlare e dipingere. Due esempi. Uno veramente molto conosciuto che è Van Gogh. Van Gogh ha avuto una storia straordinaria, ha avuto una vocazione ad annunciare il Vangelo, poi ha lasciato tutto, ne parlava, diceva peste e corna contro i preti, ma la sua vocazione per la bellezza ha continuato e in uno dei suoi quadri, di cui vi voglio parlare in giusto un secondo adesso, esprime davvero questo anelito verso l'assoluto, verso la bellezza, ma non perché rappresenta qualche cosa di assoluto, una vita di Cristo, un crocifisso, roba di questo genere, quando rappresenta delle scarpe vecchie rovinate, dei minatori del Borinage. Quel quadro è straordinario. Scarpe vecchie, scarpe rovinate, scarpe sporche, ma il modo con cui lui esprime pittoricamente queste scarpe è straordinario, di una potenza straordinaria. Allora, Van Gogh è davvero un maestro, è uno che è capace di portare sulle vette della grande arte anche un oggetto che in se stesso è umile se non vile. Un esempio formidabile poi di questa prospettiva è un autore invece semicontemporaneo, morto pochi anni fa, Francis Bacon, un uomo dalla vita gravemente immorale, un uomo, un ubriacone, uno che sperperava i suoi soldi giocando d'azzardo, che ne combinava di cotte e di crude, della vita sessuale veramente disordinata e che esprime nella sua pittura tutta la devastazione non solamente della sua vita ma anche di una società che ha veramente perso la rotta. Sono quadri che sono, possiamo dire, a volte spaventosi, a volte repellenti, ma in cui l'espressività della sua pittura veramente trasmette il contenuto. Allora, l'oggetto della sua pittura può essere repellente, ma come lui si esprime è veramente straordinario, perché che cos'è un artista? È uno che riesce a esprimere e a coinvolgere gli altri, è uno che riesce a esprimere qualche cosa e lo riesce a trasmettere agli altri, in modo che gli altri lo capiscano senza che ci sia bisogno di un critico dell'arte, di uno storico dell'arte che ti spieghi cosa significa quel quadro. No, il grande artista è quello
che produce un quadro davanti al quale anche un bambino di 5 anni lo guarda e dice oh che bello oppure oh che brutto, ma capisce di cosa sta parlando quel quadro. Non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di studiare. Bene, Francis Bacon esprime la devastazione dell'uomo che ha perso la rotta, che ha perso Dio, e che si è impegolato nei gorghi della fogna in una maniera fortissima e veramente capace. Scoprire questi autori, scoprire questa prospettiva è una grande gioia perché ci aiuta nella nostra vita e ci fa godere anche di cose belle.